Benvenuti alla nuova edizione del notiziario Aurunco. È diventato virale un video girato e pubblicato in questi giorni sui social, in cui vengono ritratti dei delfini in branco sulle coste al largo di Baia Domizia. Uno spettacolo di fine estate che non è nuovo ai nostri occhi, in quanto non è la prima volta che tali cetacei, spesso con cuccioli al seguito, nuotano nel nostro mare. Una probabile traversata, quella dei delfini, che lascia tuttora a bocca aperta e che fa ben pensare ad un mare pulito sulla costa di Baia Domizia. Buone notizie per il Corpo di Polizia Municipale di Sessa Aurunca e Cellole. Il comandante Pierluigi Casale del Comando di Cellole e il dottor Michele Mozzillo, in forze presso il Comando di Polizia Municipale di Sessa Aurunca, sono stati eletti rispettivamente presidente e vicepresidente del direttivo provinciale dell'Associazione Polizia Locale di Caserta. A seguito della votazione regionale azionale, è giunta a nome della Consulta nazionale la seguente nota di felicitazioni. Caro Presidente e Vicepresidente, questa elezione è la conferma del vostro impegno continuo verso il territorio, per la formazione continua della Polizia Locale. Un'attenzione che avete mantenuto costante anche assumendo le redini di una delle più grandi province della Regione Campania, nelle vesti di Presidente e Vicepresidente dell'Associazione Polizia Locale. Questo incarico rappresenta un attestato di stima alle vostre riconosciute qualità professionali e umane e siamo certi che, d'intesa, sarà possibile far crescere ulteriormente le componenti di eccellenza del vostro territorio. Buon lavoro! Congratulazioni anche al concittadino generale Pasquale Izzo, nominato al vertice del servizio di commissariato e amministrazione dell'Aeronautica Militare, subentrando al generale Luciano Franzò. La cerimonia si è svolta presso la Sala degli Eroi di Palazzo Aeronautica a Roma, alla presenza del generale squadra area Giovanni Fantuzzi e del capo del corpo di commissariato, generale ispettore Raffaele Moauro. Buone notizie anche dal territorio sammaritano per il concittadino avvocato Ugo Verrillo, neoeletto presidente dell'Ordine degli Avvocati di Santa Maria Capua Vetere. Vicepresidente sarà Emilia Borgia, segretaria Tiziana Ferrara e tesoriera Marisa De Quattro. A tutti loro vanno le più vive congratulazioni da parte della comunità Aurunca e dello staff di Radio Web Aurunca. Grande soddisfazione per il gruppo folk Lauranium di San Castrese, invitato a rappresentare la regione Campania al Festival del Folk della città di Bitonto. L'evento si è svolto sabato 25 e domenica 26 settembre nella città pugliese. Numerosi gruppi partecipanti alle serate organizzate dal gruppo folclorico bitontino Re Pambanelle provenienti da tutta Italia. I ragazzi del gruppo folk di San Castrese hanno portato in alto per l'ennesima volta la bandiera della nostra bella terra campana. Da tempo immemore ormai i Lauranium si propongono l'obiettivo di recuperare il vastissimo patrimonio immateriale formato da canti e balli della nostra terra. Nel folklore ci sono le nostre radici e iniziative come questa sono fondamentali per la conservazione dell'identità culturale di ogni popolo e territorio. Nei canti e nei balli popolari, sempre più inconsueti e dunque preziosi, è scritto il DNA della nostra comunità. E lo sanno bene i ragazzi di Lauranium a cui vanno le nostre più vive congratulazioni. Una triste notizia arriva dal mondo dell'imprenditoria Aurunca. Nella giornata di ieri è scomparsa a soli 45 anni Maria Felicia Brini, titolare dell'azienda vinicola Masseria Felicia di Carano di Sessa Aurunca. La giovane Maria Felicia aveva ereditato la tradizione di famiglia nella produzione di vini, portandola ai massimi livelli in ambito sia nazionale che internazionale. Tanti la ricordano come la signora del Falerno ed era molto conosciuta sia nel territorio Aurunco che altrove, per la sua presenza costante a tutti gli eventi di promozione di uno dei prodotti di eccellenza del nostro bel paese. Io l'ho sempre reputata una donna dai superpoteri, una di quelle donne con la D maiuscola. Ho avuto il privilegio di apprezzare la sua eccellente preparazione nel settore vinicolo, la sua personale cultura, le doti di grande imprenditrice e tante altre belle qualità. Amorevole madre e moglie, sempre disponibile con tutti, ha saputo conciliare vita privata e impegni lavorativi,
che ha sempre puntualmente portato a termine. C'è tanto sgomento e rabbia in noi che abbiamo avuto la fortuna di conoscerla ed apprezzare il suo carattere altruista, dolce, sensibile e solare. Le parole di affetto manifestate dalla nostra collega Giovanna Cestrone. Maria Felice è scomparsa ieri, venerdì 1 ottobre, in una giornata di autunno, stagione di vendemmia. Lascia nel più totale dolore il marito Fabrizio Fiorenza, la figlia Alice, il papà Alessandro e la mamma Pina. Ai suoi familiari vanno le più sentite condoglianze da parte della comunità Aurunca e dello staff di Radio Web Aurunca. Nell'antichità in questo luogo probabilmente si trovavano antichi edifici romani, oggi vi sono piante meravigliose piantate decenni fa. Siamo nella villa, luogo dove tutti noi sicuramente da piccoli siamo venuti a giocare, da grandi a chiacchierare, sotto le fronde dei suoi alberi, dove tanti ragazzi sostano in attesa di andare a scuola o dell'autobus. Tra i tanti rumori della natura, accanto a quelli della strada, vi era un tempo lo scroscio di una fontana di un drago, che tanti anni fa fu rubato, ma la fontana è ancora lì, ed era guardata da delle statue raffiguranti le quattro stagioni a cui anni fa hanno trafugato le teste. Queste statue sono state restaurate e riportate a Sessa, ma non ancora qui nella villa. Si è conclusa con Profumo di Fresia, interpretato da Yaya Forte, la manifestazione dei dialoghi del pronao, degna conclusione di un percorso di sentieri lungo 3 giorni. Ogni sentiero ha affrontato un argomento diverso, connesso con gli altri in modo trasversale. Un momento di confronto e di crescita stimolato da ospiti come il portavoce dell'UNICEF Andrea Iacomicini, che ha parlato della situazione in Afghanistan, o il sindacalista Abubakar Soumaoro, che ha posto l'attenzione sul lavoro degli immigrati. Inoltre è stato conferito al dottore Paolo Ascierto, oncologo di fama mondiale, il prestigioso premio Tommaso Moro. La manifestazione, fortemente voluta dal Vescovo Sua Eccellenza Monsignor Orazio Francesco Piazza e da tutti i membri dell'associazione I Dialoghi del Pronao, tornerà in primavera, ancora più ricca di ospiti e grandi momenti di condivisione. Conclusa la campagna elettorale tra incontri, inciuci, attacchi e difese, finalmente siamo giunti alla sentenza del popolo sovrano. Cosa accadrà lunedì sera? Siamo sempre fiduciosi che la ragionevolezza e la cultura renderanno giustizia al merito di tanti concittadini che stanno dando la propria disponibilità per la salvaguardia del territorio aurunco. Staremo a vedere e vi terremo aggiornati subito dopo gli spogli. Da Radio Web Aurunca è tutto, arrivederci alla prossima edizione. Per la testimonianza civile e umanizzazione sociale anno 2021. Al dottor Paolo Antonio Ascierto, direttore dell'unità di melanoma, immunoterapia e terapia per lo sviluppo presso l'Istituto Nazionale dei Tumori, Fondazione Giovanni Pascale di Napoli e presidente della Fondazione Melanoma. Motivazione. L'attività clinica e di ricerca del professor Paolo Antonio Ascierto è incentrata nella prevenzione e cura del cancro, in particolare del melanoma e immunoterapia dei tumori. È considerato tra i migliori ricercatori italiani e gode di evidente rilevanza nel panorama internazionale. Il suo tratto umano e scientifico, caratterizzato da alta competenza e semplicità, che si arricchisce con una comunicazione essenziale ed efficace, mirata unicamente a sottolineare la priorità del bene comune, trova la sua radice feconda in una sensibilità umana e professionale fortemente ancorata sui valori umanizzanti del nostro territorio. È direttore dell'unità di melanoma, immunoterapia oncologica e terapia innovativa dell'Istituto Nazionale per lo Studio e la Cura dei Tumori, Fondazione Giovanni Pascale di Napoli, e presidente della Fondazione Melanoma, che sostiene progetti di ricerca e campagne di sensibilizzazione e informazione per i cittadini, impegnato per la valorizzazione di strumenti e strutture che cercano di affrontare e risolvere
evidenti difficoltà che rende problematico il servizio alla salute dei cittadini, contribuisce con la sua opera a tracciare sentieri di speranza. A nome di quanti trovano rinnovata fiducia attraverso il suo delicato e impegnativo servizio, Sessa Aurunca, 25 settembre 2021. Il Vescovo di Sessa Aurunca, Sua Eccellenza, Palazzo Francesco Piazza. Poi il premio, in cosa consiste? Grazie professore Paolo Russo, è il nostro presidente del Centro Studi, è un'opera dei fratelli Perone, Lucio Perone, ed è un'opera particolarmente significativa che nasce dall'idea di un dialogo in genere l'arte si trasforma in un linguaggio che chi pratica questa strada sa bene che le parole prendono forma, rendono visibile la parola. E nel chiacchierare, nel discutere con questi artisti, perché il dialogo è fondamentale, nasce questa idea. L'idea è un'ala, facciamo vedere così, con un peso sopra. Vedete, vi ricordate, sono i pesi che si usavano per le bilance, no? Però un peso che schiaccia la terra, non la fa volare. Noi premiamo coloro che tolgono questo peso, tutti quelli che incantati si distinguono particolarmente per questo impegno quotidiano di togliere il peso dalle ali della gente, per farne volare i sentieri della speranza. È fondamentale per noi, soprattutto in un contesto, noi abbiamo questo il quinto premio, il quinto anno, il primo è stato Franco Alberti, antimafia, il secondo Costa sull'ambiente, il terzo è stato Cantone sulla corruzione, tema anticorruzione, il quarto è stato Borgomeo su Fondazione per il Sud, il quinto professore Scirto, perché il nostro territorio purtroppo è segnato, è una processione continua presso gli ospedali e il nostro territorio ha bisogno di togliere questo peso, chi più di coloro che oggi sono chiamati nella salute a togliere i pesi dalle persone, perché già il dramma sociale, economico, le complessità politico-sociali, poi c'è il tema della salute, il Covid che ci sta accompagnando, adesso ne parleremo. Quindi io voglio dire a nome di tutti grazie, perché anche se si solleva qualche centimetro quest'anno e se una sola persona può sollevarsi un po' nella sua difficoltà umana, nella sofferenza, nel dolore interiore, nelle condizioni che purtroppo sono una vera e propria piaga, ecco, noi dobbiamo impegnarci in questo, vogliamo stare accanto alle persone che si impegnano e siamo fieri perché in Campania le eccellenze ci sono, ci trattano sempre male e non è giusto perché ci sono belle eccellenze e io dico adesso nell'introduzione ti consegniamo questo premio